Poco per nicchia. Quando sporchi i vestiti più non si leva. E i vestiti puntinati dal succo dei chicchi del tempo. Me li porto addosso l'Obby. All'indietro il tempo. Il tempo da tempo. Ammacolato, staziato, la camicia di rosso. Ma chi la cangia a fare la camicia? Sono costretta, tentata, a piluccare il tempo. Dovrei cambiare una camicia al giorno, all'ora, al minuto, per provare finalmente il sentimento della pulizia. Quando la vado a risapare, quella lavabiancheria, l'energia costa. E quella elettrica costa ancora di più. Nessun botto, i bolletti raluci. Allora, ostento questa camicia come una sindone, sudario del tempo, sputazzini rossecanti che trattengo
i profili del tempo. E riesce a coglierne i contorni con una tagliata al fico. È capace a connetterne i segmenti in un unico sguardo. Mi sarà possibile, intraguardando, collegando per filo dopo per filo, la mia vista si è fatta acuta col tempo. La prego, non insinui il suo tempo nel nostro discorso. Che minchia c'è già sul tuo tempo? Qui stiamo parlando del mio tempo. Una confidenza, un invito, una disponibilità precoce, lo ammetto, a me stessa lo ammetto, fin troppo precoce. E lei accoglie lo spazio, un amico lambottoso, si inconea tra le mie parole, si manfrattenarsi come un scossone, mi intascardi a rubetti. Il mio tempo! Argomento in corso di trattazione. Il mio tempo! Non era mia intenzione prevaricare. Il discorso era appena sboccato e mi è parso utile. Basta! Ora che si è ristabilita tra noi la priorità del discorso, ora può rispondere alla mia domanda. Da lei restò come un bassolone che gargi sbasciate, restò la camicia e gli sputati di chicchi di mela granata. Il tempo. È vero. Domanda precedente, vero. Tale barbagliotto. Sparpagliati. Si pronunci, senza timore, signore. Ecco, anche poc'anzi tentavo di isolare i tratti rossi, i puntini di succo di melagrana. È che la sua camicia ha le sembianze di una tela di Kandinsky o di una delle tavole policrome di Rorschach. Sono macchie e colori del tempo. Quando fu in altri tempi. Guardi qui, signore, osservi. Può costarsi se vuole. Preferisco avere una visione d'insieme. Quando sei cosa rusciaro, resti lì allora e si concentri. Può cozzare meglio. Ponte i suoi occhi qui, su questo alone rosato che si rinforza ai bordi, in fucsia intenso. Quando il tempo fu anguria, moloni rosso e fatto matura, e denti e labbra si contendevano la polpa, e nelle labbra, lei sa, sono avide, e scorrevano la fetta d'anguria come dinanzi ad un'armonica bocca azzurretta accordato, e sumettavano e si beavano e s'aggioppavano su. E sembriavano i denti, frattanto, funzionavano il frutto, a ritmo incerto, discontinuo in cadenza, all'asse piglia, mai in accordo, sorgere e mordere, metodi ed azioni in contrasto, labbra e denti in lotta affannata e affamata, le une contro gli altri. Ma il tempo, si sa, magari fosse io, sai, quando fu anguria, si dispone a lasciarsi ghermire, ma denti e labbra in conflitto tra loro non riescono a trattenere il succo. Così il tempo sbrodolava le grosse gocce come lagrimi scecco o vigliofanti si lasciavano cadere sulla camicia o sopra pontare scappi. Quante camicie ho macchiate, quante sciarpine ho consumate per asciugare il muso e studiare le mani e pure le scarpe da quel tempo piscioso. A poi mi buttai smacchiare, asciugare, stirare camicie, strizzare sciarpine, attenderne ovunque, se non mi camera letto, e lucidare scarpe alla punta, che a dirla tra noi è la parte più dura a cui dare pomata. Ho lasciato l'anguria
sguazzare da sé, su camicia e tomaia, che il tempo lasciasse il ricordo della sua incontinenza incontenibile, incontentabile. Ora ne guardo il segno con una certa fierezza. Me ne fa vanto, ma spacchio del tempo che fu anguria, fatta e matura. Io ne ho perduto il gusto all'anguria. I denti, un saltabeccare sulla carnosità. Le labbra gorgoglianti ad aspirarne gli umori. Su caro, su scivusso moluso, è molto chiuso. Ho goduto del tempo che sfuggiva al contatto, nonostante al contatto si prestasse languido e pur carioso. E ne godo ancora. Insegni! Mi interessa sapere dei segni. Non v'è traccia dei segni. Li ingoiavo e li espellevo senza fatica alcuna. C'era una massa pastosa che li accompagnava alla deiezione. E quando il tempo fu pesca? Scelto che sei un bello spicchioraggio, una cassatella ricotta. Lei è un uomo di gusto, signore. Mi chiede del tempo. Quando il tempo fu pesca, argomento incline, notazione arguta, avverto che, seppur con pacatezza furtiva, si annoda tra noi una timida interazione. Si annida tra noi una timida interazione, è questo ciò che intendeva dire. Quanto ha detto poc'anzi non ha senso. Non mi interrompa, per anteporre il suo senso al senso che è il mio. Che mi piace c'è in giro senso. Qui stiamo parlando del mio senso, il mio senso, il mio, quello che mi appartiene, che è mio, come il tempo che mi appartiene, che è mio. E il tempo comune e il senso comune, dove li mettiamo, il senso e il tempo comune? Sa dove li metto? Tempo e senso comune. Ti inghiovo, ritti ritti, sani sani, dentro le nari, sino in fondo. Te scafunio i nasi, allargo le frogi, affinché lei aspiri sino in fondo il tanfo del tempo comune. La sanza del senso comune. Interpolando avversioni non ci cadiremo, no? Non ci gradiremo. Ma va a sprovare? Colo a Ciaramella? Al contrario, signore. Io ho già capienza di lei. Sento che il mio gradiente sta per allinearsi al suo. Me era parso invece che lei... Ti va a contrastare, te me ne va a supremiare. Che a petto di lei opponessi contrasti. Questo avviene, signore, soltanto quando è lei, nelle fasi di stallo, a scuotere il filo che io ho più volte passato, ripassato tra me e lei. Non c'è già un filo sotteso tra noi? Non te ne ha donato, teste in briglio, il filo del nostro discorso. Il nostro discorso? Ma allora è vero che c'hai un cerevello un gotto madre e gotto liscioso. Il nostro discorso, la camicia. Ah, il tempo! Il mio tempo! Pomodoro sfatto! Il mio tempo! Cardone spaccato! Non il tempo generico, astratto! Il tempo che è mio, sulla mia camicia! Il tempo d'anguria e di mela granata! Quando il tempo fu pesca! Già le chiesi poc'anzi del tempo di pesca. Non se ne rammenta dunque che mi lasciò sospesa, che me la sta stimbizzo. È il tempo di pesca da attendere, da essere restituito. Il discorso a volte prende la mano. Ritiri la mano allora. Mettila in sacchetta. Presti attenzione precisa alla mia mano che agguanta
una pesca, che è una sfera perfetta, soltanto infossata a un polo, imbronciata all'altro. Pesca gialla, settembrina, gli urtisi, e la peluria fitta a far barradura. Era quella la pesca del tempo, quando era pesca. E s'affondava l'arcata di sopra, quella dei denti, si intende, e strappava un disco alla sfera di pesca. Ma il disco era grosso, più dell'ingresso alla bocca, e il disco scivolava, come se come sgheggiava, voleva starsene fuori. I denti a trattenerlo, quel morso di pesca, a costringerlo ad entrare, a varcare la soglia per consegnarlo alla lingua. Era una guerra. E nella battaglia la pesca lasciava sangue sul campo, sopra che mise, sangue giallo e pastoso, e perdeva brandelli la pesca. Frusti dispersi sullo sparato, come moccio mischiato a croste del naso. Poi si incrostò la polpa di pesca, inghiappata sopra camisa, e si colorò d'altri succhi, e si mescolò ad altri grumi, di quando il tempo fu altro che tempo di pesca. Ma se s'accosta con sguardo leggero, le sarà facile contornare i rilievi del tempo di pesca. Li avevo osservati poc'anzi e individuati. Da qui la mia precedente domanda sul tempo che fu pesca. Ora però, a guardarli bene, mi paiono colori addensati, come sulle tele di Pollock. Che specchio m'appunti? Di tele e colori? Qui stiamo parlando di me, di miei umori e sapori. Di un gusto straziato che è mio, che ha straziato col tempo, del tempo, sta povera camicia. Un tempo era candida, sa, pulita e netta, immacolata. Ma che spazio si sentono i pintori? Questa non è tela su cui qualcuno ha bruciato o spennellato colori definiti o a casaccio. Chi sta in camicia? E la camicia ha trattenuto col tempo. Il tempo! Il mio tempo. In tutti i gusti e i colori del tempo. Quel tempo è il suo tempo. E oggi è melagrana. Già! E domani sarà... Cosa sarà domani? A quando se cosa fa tu? Quando sei in giallazzeri? Lei vuol tendermi un tranello, signore. Vuole che le parli di un gusto che non ho assaporato, di un tempo di cui non conosco la consistenza. Confidavo sui suoi ricordi di cui oggi ho avuto saggi ed assaggi, signora. E immaginazione? Signore? Ma come d'arrangio, tutta feta, Elena. Immaginazione, lei dice. Cornuto. E vavuso, cosa è? È immaginaria questa mia camicia. Becco. Zatato a crosto. E i frutti del tempo sono forse frutto di fantasia. Schrecanderra. E tagliaritto tutto. Io l'ho confidato, signore. Le ho riferito, signore. Le ho dettagliato, signore. Fatti, rappresi su questa camicia. L'ho messa a parte. L'ho circuita, signore, di esperienze consolidate sulla mia camicia. Questa!
Che immaginazione, che fantasia. Camicia, fatti, esperienze. Pensavo che andando avanti con la descrizione le volesse prefigurare, pronosticare. Cosa? Il tempo? Il mio tempo? Al futuro possiamo assegnare auspici. Sul futuro posso azzardare pronostici. Avvenire configurato. Avvenire programmato. Il tempo? No! Il tempo mai. Ma... Posso fare qualcosa per lei? Pimmia! Tu! Amo! Deminchia che io ordellenta! Lei vorrebbe fare qualcosa per me, signore? Pimmia! Femmina! Vestecchio sano e ciaruso! Sono io che voglio compiacerla, signore! Dal liscio mio. In questo caso sì. La rendo un'immagine. Sì, proprio un'immagine. L'unica immagine che si compone sull'orlo del tempo. Quando precipita per non essere più tempo. E cosa diventa il tempo al di là del burrone? Nulla! Si annulla il mio tempo. Per me, nulla. La morte. La chiami pure così, se il nome le aggrada. Per me, bottoso, fessura, buco, apertura. Ma non quella che ora le parla. La carità opposta. O bottoso d'oculo, che non emette, espelle piuttosto. E quel giorno, il giorno, che sarà una cosa diversa dal giorno, perché tempo non c'è, e più non ci sarà. Quel giorno, dal buco uscirà melena. Cacca, merda, che andrà a spandersi sopra il lenzuolo, ben oltre i limiti che il corpo disegna, limiti sempre uguali. Non c'è movimento. E quel fluido sieroso può chiamarsi merda. Non più. Si spalma le cosce. Dalle radici in giù, si incrosta le natiche, raggiunge i rigagnoli, il fondo della schiena. Hai voglia a pulire, scrostare, cosponza, bacilli, con una pezza bagnata. Hai voglia a cangiare la lanzola. Quando sembra che tutto sia finito, che il flusso sia già arrestato, ecco il buco del culo a sorprendere per malanimo dispetto. Con una nuova scarica. E allora? Pulire. Cambiare lenzuolo. E poi? Un feto. Che feto. Come mai merda, fetio? Ma chi lo fa? Non l'avverte il fetore. Non avverte il tempo. Che si scioglie tra i visceri. Forse vorrebbe rotolarsi tra i liquami, trattenere sul corpo, forse gli ultimi singulti del tempo. Ma semmai è quello il desiderio. Il desiderio non potrà riferirlo ad alcuno. Solo il
gli occhi, a lanciare una sfida o un richiamo, un rammarico, forse. Ma il tempo ormai è andato e si è fottuta una vita. Lei ha visto? Ho visto. Chi? Tanti. Medico? Visagista, da qualche anno specializzata in trattamento defunti. Stupefacente. Cosa? La concordanza. Quale? La concordanza delle nostre professioni. Parrucchiere? No. Conduttore di un centro di bellezza? Ha fatto. Beccamorto? Ritrattista. Un tempo fui pittore, sa? Attraversai di slancio tutti i movimenti legati alle avanguardie. Neo, post, post-post. Finché un giorno il destino mi si parò dinanzi in sembianze di modello. Posava per me quando ebbe un principio di infarto. Io continuai a dipingerlo, anzi a sezionare le sue forme. Immagino lei si trovasse nel pieno della sua fase di visionista. Anatomopatologica, così chiamavo quella fase. Il modello gridava, chiedeva aiuto, mi supplicava di soccorrerlo. Fossi stato un musicista, avrei voluto riprodurre con suoni quei lamenti d'armento. Ma io pittore sono, col pennello in mano. E il pennello, quei colori del viso, che mai avevo visto così cangiare, li trattenne dispettoso tra le setole. Che spasimo, mungerle, per trarli fuori i colori al pennello, mentre davanti a me ruotavano continuamente i colori del viso. E poi contorni e striature, sempre quelli del viso, rapidamente a contrarsi e a dilatarsi, a vieni e vai, nell'imponente casualità imposta dalla muscolatura del volto. La spatola seguiva anni di vieni incerta, se tracciare un filo intermedio del vieni e vai, oppure conchiudersi nel viso con ammassi di colore, i passaggi sequenziali, le trasmutazioni circolari. E che farne delle perline di sudore che apparvero all'improvviso una dopo l'altra a satinare il viso, spruzzare le dita e spruzzare acqua sui colori a caso dove va, o concentrarsi sull'incarnato incarnito di quel giovane viso secondo un progetto astuto. Mai che mi fossi trovata a rispondere a così tanti quesiti in così brevi frazioni di tempo, mai che fosse stato così complicato ritrarre quanto era davanti a me. E le mani, poi, le dita, a ventaglio, artigliate sulla regione cardiaca, il palmo a comprimere come se volesse cacciare indietro il dolore. Ne venne fuori un quadro solenne. I parenti del modello intentarono una causa per omissione di soccorso. Dovetti pagare 300.000 euro, una goccia nel mare di guadagni che mi procurarono quel quadro e le successive varianti. Ne composi a decine. Capita soltanto una volta nella vita un modello in crisi cardiaca estrema durante la posa. E il destino l'aveva regalata a me, e non a torto. Io sapevo coglierne i frutti. Da quel giorno sono diventato ritrattista,
Morituri e parenti di moribondi mi chiamano perché io ritragga il saluto alla vitalità. Non tutti. Coloro che possono permettersi le quotazioni dei miei dipinti. Compongo 117 sequenze alla volta e scelgo io stesso dove allocarle nelle stanze di casa. Esposizione permanente del loro congiunto è di un pittore di fama. Un vero affare per loro, anche per me. Non seguo solo la committenza, compongo anche per diletto. Continuo la mia affannosa ricerca unidirezionale. Gira per le strade, di notte. I soggetti ce ne sono tanti. Sinora ho colto gli ultimi istanti di vita a due barboni, due eroinomani, un pedone arrotato, un motociclista incidentato. A quest'ultimo dovetti sollevare la visiera del casco. Era una donna, la mia prima donna. Il suo volto era magro, spigoloso. Un incredibile effetto straniante, quel viso ossuto incastonato nell'ovoide del casco. Ma dei miei quadri notturni rubati per strada non ho parlato a nessuno, né a critici, né a galleristi, e nemmeno ad amici, ammesso che io ne abbia uno, ammesso che qualcuno mi sia rimasto. Ne parlo a lei, qui, per la prima volta. Voglio che siano ritrovati a decenni dalla mia morte quei quadri. Voglio che venga sollevato un caso. Voglio che quei reperti postumi riaprano la valutazione della mia intera opera. La mia vita, passata a setaccio, quando ormai su di essa sarà calato l'oblio. Ma c'è un quadro che non ho ancora dipinto e per il quale ho già approntato tutto. Nel mio studio, una grande tela e accanto ad angolo retto un enorme specchio, il mio ultimo quadro, l'autoritratto dei miei momenti di fine. Ho intuito, signore, appena l'ho vista, che lei avesse dimestichezza col tempo e perciò l'ho scelta. Per questo ho detto, signore, quanto ho detto, anch'io qui a lei per la prima volta, la sola. Furono le unghie sporche, i puntini colorati sulla punta delle scarpe, quella macchiolina di verde sotto la palpebra. Non sapevo ancora se colori di frutti o colori d'altri colori. Ora so, lei me li ha fatti conoscere. Ma lei si lava, signore, si pulisce, signore. Sinetta, signore, lei lo nasconde il tempo, lo lascia a casa il tempo, nel suo studio o nelle stanze dei morti. Nulla a che vedere col mio tempo. Nessuna concordanza. Potrà correre spedito il discorso tra noi. Nessuna concordanza. E la morte poi, signore, è soltanto un capriccio del tempo. Un gioco a rimpiattino che il tempo si trastulla a fare tra i nostri visceri, organi, apparati. Soltanto i preti bavosi e i pensatori da mille varagli potranno accostare il suo tempo al tempo che è il mio. Nessuna concordanza. Le parlai poc'anzi della concordanza delle nostre professioni. Non intendevo accordarmi al suo tempo né coinciderlo al mio. Non me ne curo, signora. È lo spazio, quello che io mi porto addosso. I colori sotto le unghie, la punta delle scarpe, al di sotto della palpebra, sono tracce del mio spazio. È lo spazio che ammette il tempo, che di seguito gli consente di entrare, come fu per il modello. Fu lo spazio che permise l'ingresso al suo tempo. Fu lo spazio che trattenne il suo tempo che andava. Non è questione di punti di vista, lo sa bene, signora. Il tempo è fede. Fede è lo spazio, bisogna crederci. Me stanno in piena, adesso i chiacchiere.
svagolamenti, migliati, cobotto, pruriginosità. Mi parli di atti concreti piuttosto, di fatti tangibili, signore. Piuttosto che parlarle di atti e di fatti, voglio proporle un patto. Un patto? Per chi? Di chi? Tra chi? Per lei, da me, tra noi. Un patto? E ancora da Cutulì? Un patto? Perché indugiare? A Ziccari il toro scosso? Esponga, signore. Ero al culmine dell'estro creativo e della fama. I committenti si prenotavano con anticipo di anni, ancor prima che un sintomo sopravvenisse o un cedimento. E un giorno giunse una proposta insolita, cioè apparentemente insolita. Un generale dell'esercito, in pensione, chiedeva di poter arrivare al trapasso travestito da clown e voleva che così lo ritraessi. Fu un trionfo! Da quel giorno nessuno che voglia morire più dentro i propri abiti. Ho già ritratto un cardinale in sembianze di bambola di porcellana, abbigliato con trine e merletti, un ex primo ministro travestito da poppante dentro un portanfan a fare da bara, un finanziere chiacchierato in abiti da Clarisse, una baronessa ancora più chiacchierata, parata da San Sebastiano, con Dardi al costato. Lì furono le mammelle flaccide a crearmi qualche imbarazzo. E magistrati, poi, sono i più esigenti. Loro si ispirano soprattutto ai cartoni animati, immaginario molto diffuso nella categoria. Ho ritratto un presidente di corte d'appello in forme di sirenetta, con un'imbracatura a fare da coda con tanto di pinna. Giorni fa fu chiamato d'urgenza al capezzale di un membro della consulta. I parenti me lo fecero trovare già vestito da Pocahontas, con nastrino sulla fronte, treccine sulle spalle, bruccatura penosa, parrucca di carnevale. Ma era un'emergenza, dovetti accontentarmi. Occlusione intestinale acuta che si risolse con una puzzosa fetecchia. Ne rimase malissimo il povero giudice, mi pagò per intero il servizio e poi «Ape Maia, la prossima volta!» si raccomandò. «E sarà definitiva!» promise. Sulla mia scrivania si stanno accumulando decine e decine di richieste e di nuove se ne aggiungono. Tutti i potenti del pianeta prenotano i ritratti delle loro ultime ore. Ma il patto, signore, lei continua a cianciare di sé il patto. Ma il patto sta dentro a quanto le ho detto. Per accontentare i clienti mi servo di esperti collaboratori. Li scelgo tra i truccatori del cinema. Bravi, sì, ma totalmente privi di qualunque tipo di sensibilità. Al trucco manca il segno, l'anima, insomma, soltanto esteriorità. Perciò cerco un professionista del settore. Una visagista esperta in trattamento dei funghi? Esatto! Per i suoi clienti posso proporle, signore, una nuova linea. Quale? È la mia specialità. Per questo si rivolgono a me in tanti. Sono famosa anch'io nel mio ambito professionale. Trasformo in frutti i miei clienti. O in piccole dosi ancora, e soltanto porzioni del viso. Albicocche mature per le gote, pirisce di San Giovanni per il naso, gli occhi. Cerasa maiolina e il mento, sottili lamine di piccoli pomi, pomi mondagna, disposte concentriche. Si tratta comunque di interventi parziali, ritocchi esasperati,
che lasciano l'umano residuo in solitudine astiosa. Lei mi dà l'occasione, signore, di mutare in frutto l'intera figura. In banana, i cachettici, in mela rossa, gli ipertesi apoplettici, in pera butirro, gli idropici, in prugna matura, essiccata al sole, i dispnoici e i cianotici, e seguirli nel mentre che si esala la vita e osservarli marcire e bacarsi, disfarsi. E allora forse, chissà, come io potrei il mio tempo congiungersi al tempo di cui non c'è dato vedere la fine. E allora forse, ma come io può dire, chissà, il mio tempo aspirare a un futuro. Ipotesi azzardata, fantasiosa. Chissà, come io può dire. Ipotesi convincente, signora. Le prometto che io proporrò ai miei clienti sin da domani la nostra nuova linea. La chiameremo tanatoscopia frutto. Il patto nasce già sotto i migliori auspici. Ed Hermes farà da padrino. Lei ne trarrà grandi benefici, signora. Io sono disposta a darle... Non parli di denaro! Odio il denaro! Lo farò per amore. Per amore dell'arte. Per amore del denaro, naturalmente. Non di dire transazione economica si tratterà. Qualcosa di più consistente. Una percentuale sugli utili? No, più consistente ancora. Una società. Il matrimonio. Un matrimonio? Un matrimonio con lei? E con chi se no? Ma vuole che sposi uno dopo l'altro i suoi clienti? Per rinnovare la mia vedovanza giorno dopo giorno per anni ed anni. Il matrimonio, sposarsi con lei, io non avevo preso in considerazione il matrimonio. Neanche io fino a 5 minuti fa. Ora mi appare necessario. Matrimonio di interesse. Niente affatto. Un matrimonio disinteressato. Massimamente disinteressato. Un matrimonio platonico. Saremo sì interessati l'uno all'altro, ma nessun interesse correrà dall'uno all'altro. Dormiremo in camere separate. Io tengo a preservare il mio stato virginale. E nessun tradimento sarà ammesso. Io sono gelosa per natura e per intimo convincimento. La trasgressione, signore, potrebbe pagarla con la vita. La bianca tela che l'attende nel suo studio resterebbe vuota in eterno. Contratto rigido, inflessibile. Ma solo così ha senso il matrimonio. Ma in tutto questo, tu, possiamo già darci del tu. Ma niente affatto. Ci daremo del lei in pubblico o in privato. Lei sarà per me il signor... Tello, signora, Tello. Tello, che strano nome. Da Donatello, signora. Io? Tilla. Tilla? Da Domitilla, signore. Però dovremmo darne annuncio alla stampa, organizzare una festa per le future nozze. Qui andrebbe bene. In fondo, è qui che ci siamo conosciuti, qui abbiamo redatto il nostro accordo, nelle sue linee generali. Cameriere. Signore, dov'è il padrone? È giù, signore, in pasticceria. Bene, chiamatelo. Non posso, signore. Cosa ve lo impedisce? Io potrei chiamarlo, è lui ad essere impossibilitato a venire.
Vero? Ditegli che è un cliente da fargli un'ordinazione. Su, chiamatelo. L'ho già avvisato della vostra presenza, signore. Le assicuro che il padrone ne è onorato. Vero? E anche noi, a nostra volta, siamo lusingati di aver servito oggi il signor Tello e la signora Tilla. Ci conoscete? E seguiamo da tempo il vostro lavoro, con ammirazione e passione. Vero, Vida? Vero, Varo. Vi abbiamo riconosciuti appena entrati nel locale. I vostri discorsi, poi, mi hanno dato conferma. Avete ascoltato i nostri discorsi? Certamente, signore. Il rendiconto delle macule sulla mia camicia? Le segnesi della composizione dei miei quadri? Il nostro patto? Tutto, vero? Nonna sfogliato nenti! Io che credevo? Noi che credevamo? Lo credono tutti, signori. Questo locale incita alle confessioni intime. E i clienti parlano, vero? Parlano, andiamo quando parlano. I clienti non si avvedono di noi. Siamo uno dei tanti arredi del locale. La nostra discrezione, infatti, è indice di alta professionalità. Professionale ascoltare i discorsi dei clienti? Solo di sbrigo di faccende, signore. Solo passare e ripassare fra i tavoli. È lì che captiamo frammenti di discorsi, ai quali, da inservienti discreti, non attribuiamo alcun peso la maggior parte delle volte. Vero, Vida? Vero, Varo. Ma oggi? Oggi? Voi? Noi? Una concordanza, vero? Stupefacente, gattavisadello! Quale concordanza? Tra voi, con noi. Con noi? Lui. Il padrone. Non voleva crederci. Proprio oggi, voi, entrati qui, clienti del suo locale. Non voleva crederci, ho dovuto giurare. Vero? Super, cadinate, d'accordo! Se è tanto onorato della nostra presenza, perché non viene qua su a salutarci? L'ho già detto, signore. Non può. Beh, allora andrò io a salutarlo laggiù, in pasticceria. Fossi in lei non lo farei, signore. È una minaccia. Non è mio costume, signore. Con i clienti, poi. È di tale importanza. Vero? Insomma, fate di tutto per impedirci di incontrare il padrone. Lo incontrerete, signori. Non prima però che io vi abbia messo a parte del suo stato e del nostro patto. Un patto. Anche voi? Un patto consolidato col tempo, rispettato nel tempo. Quale tempo? Il nostro tempo, signore. Niente a che vedere col suo. Volevo venire. Un patto che si concluderà tra breve e da cui nascerà un nuovo patto. Vero? Il matrimonio! Un matrimonio! Un altro! Ma di chi? Con chi? Tra chi? Di me con lei, tra noi, vero? Ah, ma certo nel meriuse! Patto tra voi, dunque, che c'entra il padrone? Tutto è opera sua. Fu lui a creare il patto e le sue condizioni. Allora un mezzano, il padrone. Affatto, signora. Uomo generoso, il padrone. Di una generosità pelosa, interessata. È perciò generosità certa, durevole, generosità fruttuosa. Fruttuosa per noi, vero, Vida? Vero, Varo. Un cameriere che loda il proprio padrone. Lo dai anche lei un giorno, signore. Beh? Lo conoscete? Non mi pare. Mi chiamo Varo, oggi. Da Alvaro. Alvaro, giusto. Ma tremendo critico d'arte, il perfido Alvaro, Alvaro il laudatore. Sa, signora Tilla, costui mi massacrò quando ero un pittore. Per poi tessere elogi infiniti quando divenne ritrattista. Anche come pittore ero il migliore di tutti. Forse, ma non avevate protettori. Non frequentavate gli ambienti giusti. Quelli in cui voi venivate accolti ed acclamati. Infatti non ci siamo mai incontrati, mai conosciuti di persona. Ero un innovatore, ero il più innovativo di tutti. Forse anche l'innovazione però deve seguire la corrente. Correre veloce, se può, ma secondo il solco tracciato. Da chi? Da gente come me, da quel che ero allora. E Angelo? Aveva protettori, Angelo? Seguiva la corrente, lui?
Angelo fu una scommessa, signore. Volevo capire fino a che punto arrivasse l'autonomia del mio potere. Così lo innalzai a pittore magnifico, ineguagliabile. Poi lo gettai in terra e lì lo calpestai. Solo una prova, signore, della mia autorità. L'ho incontrato mesi fa, Angelo. Dipingeva Madonna per strada. Lasciai cadere una carta da 200 euro. Lui alzò lo sguardo. Mi riconobbe. Lampi di odio e dispetto come mai ne ho visti lanciarono i suoi occhi verso i miei. Lo sto seguendo, Angelo. Ha una brutta tosse e dimagrisce a vista d'occhio. Fisserò su tela quanto prima odio e dispetto, intanto che svaporano. Io capii subito, signore, che lei era fatto di tutt'altra pasta. Bastava una scintilla. Lei avrebbe saputo come trasformarla in fiamma. E fu così. Lei seguì la corrente, prese il largo. E oggi ad ogni approdo trova protezione. Gli ambienti giusti vengono da lei, non le si chiede di scomodarsi. Io salutai il nuovo corso con monografie, saggi, articoli, tutti dedicati a lei. Alvaro il Laudatore. Aggiungevo anche un tripudio privato. Il trionfo della mia intuizione. Se mi fossi sbagliato, chissà. Forse ci starebbe lei, signore, sulla strada a dipingere Madonne. Ma io sto dove sto. Mentre lei si è ridotta a fare il cameriere. Non è ripiego né declassamento. Qui ho trovato la mia vocazione. Ho passato tutta la mia vita ad occuparmi di tanti padroni. Di tutti insieme, contemporaneamente. Ciascuno con i suoi interessi, ma nessun pensiero. Ciascuno con i suoi capricci, ma nessun gusto. Io mi sono impegnato a tradurre in pensiero i tanti interessi. E a ricondurre ad un gusto comune i molti capricci. È stato questo per anni il mio servizio, signore. Un servitore senza comando cos'è? E quando al servitore è richiesto di inventare lui stesso il comando? Il capitalismo è morto, signore. Quello sì che era un sistema, un vero regime, un suo pensiero, una sua arte, una sua filosofia, una sua etica e un'estetica. Tutto ammetteva perché tutto digeriva e tutto riconduceva ad una ragione. Superiore ad un supremo comando. Io mi sono allenato per servire quel sistema, per diffondere il comando in comandi minuti. Quando ero già pronto, invece, mi sono trovato di fronte a padroni famelici, galline che beccano ininterrottamente riempirsi il gozzo, oche starnazzanti in cortile senza una meta, rane allo stagno che gracidano ciascuna per conto proprio. E a
cosa serve servire costoro, mi sono chiesto un giorno. Quello fu il giorno in cui entrai qui dentro. Lei stava seduta in quel tavolo. Io sedetti in quello. Ordinai un mantecato a rum. Vero? Io invece senza il limone. Venne il padrone stesso a servirci. Ci mostrò le finezze dell'arte del servizio e frattanto ci scrutava. Minuziosamente. Poi ci chiese di seguirlo giù, in pasticceria, e lì ci propose il patto. Avremmo servito nel locale. Alla morte del padrone avremmo ereditato ogni cosa. Tutti i suoi beni. È la migliore pasticceria della città. La più antica. Proprietà di famiglia da oltre 150 anni, da 6 generazioni, e ogni generazione ha contribuito ad accrescere il capitale. È una vera fortuna. Vero? Rinari sutta visula! Noi avremmo dovuto considerarci promessi sposi. Il matrimonio sarà celebrato a distanza di un mese dalla tumulazione della salma del padrone. Fino ad allora, nessun contatto fra noi. Ambedue impegnati a servire il padrone, a soddisfarne i bisogni più intimi. Vero? Io ci faccio un pompino cibo d'oiorno, anciamen ci caiddu, ci ficcando culo. Sensazione esaltante abusare del proprio padrone. Nel suo consenso e per il suo piacere. Sensazione replicata ogni giorno, 3 volte al giorno. Avevo finalmente trovato un padrone identificabile, preciso. I miei servigi potevano finalmente contare su certezza. Certa la funzione, certo il comando. Per non parlare poi delle prospettive. Quando avrò ereditato, quando io e lei avremo ereditato, quel giorno sarò servitore e padrone in uno stesso atto. Ora che ci avete illustrato il vostro patto, ora che ci avete esposto i vostri tormenti reconditi, ora possiamo andare giù in pasticceria ad incontrare il padrone? Come i signori desiderano. Accompagni i signori. Devo avvertire i signori che troveranno il padrone disteso sul tavolo di marmo su cui prepariamo le torte nuziali. Vero? Sta stirando i palitti! In agonia! Mi sono chiari i preamboli! No. Non se ne fa niente! Invito i signori a riflettere. Riflettere? Ma sapete qual è il prezzo per una mia prestazione? Per una nostra prestazione? Sapete quanta gente in questo momento sta morendo senza il conforto della mia opera? Gente che si era prenotata da anni! Comprendo, signore. Ma la invito a considerare le tante circostanze che ci hanno condotti qui. Il padrone, nel suo delirio, chiede di voi. Voi entrati nel nostro locale. Il patto sancito tra voi, il passato comune tra noi. Concordanze, signore. Vero? Stupefacenti, inghiatta figliare vitello! Da queste concordanze io mi chiamo fuori. Non ho un passato in comune con voi. Ne è proprio certa, signora. Ma hai posato un pennello su una tela. Oltre il signor Tello e me, qui c'è anche lei. Lei? Si chiama Vira oggi. Da... Elvira, già! La conoscete, signora? La conosce bene, signora. Vero? Mi conosci, mi conosci. E come se mi conosci? Ti sei fatta donna? E prima chi era? Una lucettola? T'hanno cresciuti i minni. E a coscienza si è sbasciato il culo. Io mi sono sempre sicchi. E a te, Elena, ti vedi sempre. Le mani sono quelle d'un tempo. Dita scattanti, affusolate. Non le ha modificate il nuovo impiego. Camarera, sogno. E no. Creata. Sa, signor Tello, era la mia migliore allieva, Elvira. Un trionfo, un talento naturale per il maquillage. Posava sul viso colori adatti, sceglieva i rossetti come nessuno mai. Le clienti chiedevano sempre di lei al salone di bellezza di mia proprietà. E dopo, Ammiria? Forse. Ma non fu per questo che ti cacciai. Un cacciatore caccia. Giusto.
La licenziai, la padrona licenzia. La licenziai perché faceva gli straordinari in casa delle clienti, ripassava loro il trucco e intanto che c'era... C'è lì cavo sticchio, i debruievano. Una mercenaria. Magari tu m'avessi pagato. Non te l'ho mai chiesto. Però t'avessi piaciuto. Se me l'avessi chiesto tu, ma io, mamma sottametto, una madama con una yarzu. Che ti l'avessi fatta a tisare un pelo. Perché ti cercavano tutte? Dimmelo! Ma che c'avevi una bocca umana? C'aveva picciottanza. Che è sfiorita ormai. E resto sempre più picciotti dia! Vede, signore, sempre così, sempre, sempre a contrariarmi. Io per questo la cacciai. Un cacciaturi caccia. La licenziai. E fu la sua fortuna, vero? Meglio fare i bombini che anzavo una ricunne. Ora eredito e mio marito. Sembra camarera arresti. Camarera? Ma no, criata. Camarera e padrona. Ha detto e fatto. Servitore e padrone in uno stesso atto. Come dissi poc'anzi. Per me è un posizionamento etico, persino un gusto estetico. Ma anche lei sa trovarne i vantaggi, vero, Vira? Vero, Varo. Il cerchio si chiude. Ciascuno unito all'altro da un vincolo. Le concordanze, signore, vero? Sto pagliaccendo, mi stavo da spagliare. Allora, signore, l'accompagno giù in pasticceria. Non ho tele né colori. Ho provveduto a tutto, signore. E lei, signora, è pronta ad eseguire la sua opera? Non ho gli attrezzi con me. Ho preparato creme, panna, mascarpone e frutti, molti frutti e coloranti da cucina. Perché così voleva essere preparato il padrone, come un grande pasticcino, vero? Una cassata gigante! È conclusa l'opera, ciascuno sceglierà la sua parte. Per farne che? Per fare cosa? Per mangiarla, naturalmente. Mangiare che? Mangiare cosa? Una porzione del padrone pasticcino. Io non ci ho mai provato. Non so se ne sarò capace. Questa è la migliore pasticceria della città. Le nostre creme sono ineguagliabili. Vero? Io uso tu già pattica mattocca. Quale? A coppola da minghia. Glande, Vira, glande. Glande? Ma quale glande? Ne darei danze? Glande, si dice glande. E vabbè, io m'ammucco quella glande, coppola di minghia. È giunto il momento di scendere in pasticceria, signori. Clienti, ci sono clienti. Accompagna, signori, ci penso io. Ben arrivati, signori. Stiamo eseguendo dei lavori giù in pasticceria. Ciò creerà dei disagi e dei ritardi sulle ordinazioni. Se i signori avranno la bontà di attendere. Bene. Tornerò appena tutto sarà risolto. Quanto? Tanto.
Mi sposerai? Ti sposerò. Quando? Appena troverò un lavoro. Avremo una casa nostra? L'avremo. Dove? In periferia. Avremo figli? Ne avremo. Quanti? Uno l'avremo. Mi proteggerai? Ti proteggerò. Sino a quando? Sino a quando avrò vita. Lascerai che ti protegga? Mi proteggerai. Sino a quando? Sino a quando avrai vita. Moriresti per me? Morirò per te. Quante volte? Una volta sola. Appena troverò un lavoro. Avremo una casa nostra? L'avremo. Dove? In periferia. Avremo figli? Ne avremo. Quanti? Uno l'avremo. Mi proteggerai? Ti proteggerò. Sino a quando? Sino a quando avrò vita. Lascerai che ti protegga? Mi proteggerai. Sino a quando? Sino a quando avrai vita. Moriresti? Morirò per te. Quante volte? Una volta sola. Il tempo s'ha spaccato. S'è spaccato. Il tempo s'è spaccato. Il tempo. Il tempo. Il tempo. Il tempo s'è spaccato. Ancora. Il tempo s'è spaccato. La pasticceria è sopraffina. Concordo, signore. Non avevo mai assaggiato una mousse al cioccolato così morbida ed equilibrata. A cosa era associata? All'areola mammaria e al capezzolo. Sapiente accostamento. No, signori, no, ma l'ho già detto. Le posate vanno distinte per forma e dimensione. Sì, sì, ma a colpo sicuro. E poi, durante il servizio, si può anche parlare a bassa voce, senza che ciò distragga dall'esecuzione del proprio compito. Su, continua. Il tempo si è spaccato come una ranata. Mela. Non era mela, era ranata. Mela, granata, tutto unito. E chi è? Arranata. E io che dissi? Ma devi dire come sta scritto qui. Mela granata. Mela granata. Mela granata. Mela granata. Oh, di nuovo.
Il tempo si è spaccato come mela granata. Il tempo si è spaccato. Per me invece, crema da zavaione con ribes e semirtilli. La sento ancora in bocca. È la punta della lingua del padrone con i suoi rilievi, con la sua rugosità. Rendeva la crema masticabile. Frutti di bosco, misti a frammenti di lingua. Se ne è rimasta ancora, la invito a provarla, signore. Prima di posate suppelletti, bisogna stendere la salvietta, continua. Il tempo si è spaccato come mela granata. E chi a spasso? E chicchi. E chi a spasso? Chicchi, una sola parola. Che parola? Nozzoli. Che palori curiosi! A me mi pareva che stava assecutando una sciocca. Chicchi! Non divagare! Scansatemi! E che sogno cosa di fare sti cose? Fare che? Cagare mi incontro all'inciasatta. Ma chi l'ha detto? Tu! Che cosa ho detto? Non ti cacare! Non divagare! Ho detto non divagare! E che ve ne dire? Non perder tempo! Tempo? Quale tempo? Il nostro tempo! Il mio e il suo tempo, signora! Niente a che vedere con il suo tempo! Volevo venire! Stai a dire! Chicchi! Chicchi a spasso! Chicchi sparsi! Chicchi spassi! Chicchi sparsi! Chicchi sparsi! Oh, ancora! Il tempo si è spaccato come me la granata. E chicchi sparsi! E le ambizioni, signore! I successi! Il nostro patto! Diamo tempo al tempo! Il tempo di chi? Al tempo di chi? Il suo tempo al suo tempo! Il mio tempo al mio tempo! A ciascuno il suo tempo, uniquo e suo! Mi sento confusa, signore. Signore, lei è troppo affettato. Si mostra come la parodia nel cameriere. Dignità, innanzitutto dignità. Un servitore deve mantenere sempre, in ogni circostanza, una sua dignità. E lei, signora, lei? Ma lei gira, rigira su se stessa. Dà l'idea di non avere uno scopo. Azioni decise, dirette all'obiettivo. Su! Il tempo si è spaccato come mela granata. E chicchi sparsi. E ti sento, Iaginia. Mi sento. E mi sento, Iaginia. Gallina. Gallina. Galli. Galli. Gallina. 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 Oh. E mi sento gallina. E come una nuzza. Ma chi c'entra nuzza? Anuzza! Ghiaddurinia! Nuzza e ghiaddurinia, sua stessa cosa! Non sua stessa cosa! Tutte e due fanno glu glu! Qui c'è scritto ghiaddurinia! E su riconosco? Non è la stessa cosa! Perché? Perché bisogna rispettare i testi! Quali testi? I testi scritti! Scritti uno! Sui fogli! Che hanno fogli testi! L'abuli c'hanno i fogli! I libri c'hanno i fogli! I testi capiti c'hanno si non cascano! Non vuoi applicarli! Ma vuoi concentrarti! Alla prima occasione tu svii! Io non spio! Tu scantoni! Non spintono! Scantoni! Non ne scannezzo, no! Senti, ci sta scassando la minchia! A proposito di minchia! Quali minchia? Chi dato? Ora che andiamo a maritare, quando è che mi impacchi? Quando intappi la tua cocozzone in frammenzo le pampine del mio tenerume? Quando è che mi fotte? Ci sono altre urgenze. Mi ricattia pompini, non ti rifaccio. A me basta che tu ripeta. Che faccio a te? T'appi tutto il cucolo tuo pagione. Ripeti! Che minchia domini. Auciuca omini di minchia. Il tempo si è spaccato come mela granata. Crede lei, signora, che un giorno... Se un giorno... Che un giorno sarà possibile tra noi una qualche intimità? Mi sento confusa, signore. Le mie certezze vacillano da quando indosso questi abiti. Non lo escludo, signore. Forse un giorno saremo moderatamente intimi. Crede lei che un giorno mi sarà concesso di deplorarla? Non lo escludo, signore. Un giorno, chissà. Per ora, si contenti di baciare la mia mano? Durante il servizio non sono ammesse effusioni in pubblico. Ma poi, signori, sempre lì, sempre appiccicati l'uno all'altra.
Ciascuno deve svolgere le proprie mansioni non sovrapponendole a quelle dell'altro. Mansioni separate, ciascuno la sua. Ancora. Il tempo si è spaccato come mela granata e chicchi sparsi. E mi sento gallina o iaddurina. Quanto si becco... Io che li becco? No! Tu, quanto si becco, e magari crostazzi manni, la si pensi che ci stai ancora da pressa, sti mali minchiati! Quello che sta scritto qui, l'ho detto io, e mi è uscito dal cuore. Usaggio io di un negatini scivo. Sono parole profonde. Su tanto fondo che s'angherra mare a menzolippo. Per te stanno a fondo. Per te che non riesci a disincagliarle dal fondo. Raccoglierle e nettarle dal muschio del mare. E tu chissà se viri pari a cammarera dei fin di Totò. Cammarera sciocchinata. Ti sto esercitando e presto imparerò. E anche lei imparerà. Presto. Vero, Vira? Oh, fanculo, vai. Ma che c'è, Vina? Cosa ti succede? Eri così sottomessa quando c'era il padrone. Ora io non c'è chi. Ma ci sono io. Tu vuoi essere marito? Ti sarò marito e padrone. E io vi sto a fare la cammarera a tia. Non a me soltanto. Sarai serva e sarai padrona. E anche signora cliente. E tu invece diventi un fagione. Ti sbagli. Sarò padrone e sarò servo. E anche signor cliente. Loro chiudono il cerchio. Da servitori ci consentono di essere signori clienti. E da signori clienti, clienti importanti, danno lustro ai nostri servizi. E a chi serve tutto sto budello? A dare una svolta al sistema. Un nuovo corso. Creeremo un modello. Intercambiabilità dei ruoli. Mi fan salanieri quando parli a cussè. Che lingua insaponata o musto un fora. Che parla latino. Tu ruote padrone sotto. E che minchia cicciati padrone sotto. Ricordo che con le amiche andavo nelle taverne ad assistere al gioco. Noi giocavamo ogni sabato, tutti amici, la nostra bohème. Ah, bei tempi. Ah, noi invece andavamo nelle bettole dei quartieri popolari, tutti martedì sera, giorno di chiusura del locale. Vero, Vira? Quello che si deve dire, si deve dire. I due erano maiscio. Nel gioco padroni e sottoposti cambiano, diversi ad ogni giro. Ciò che garantisce il gioco sono le regole. Solo gli sciocchi credono che il sistema avanzato, il sistema che unisce l'Occidente, si regga sull'equa distribuzione delle risorse, sull'opportunità di accedere alle ricchezze da parte di tutti. Questi sono soltanto premi di fedeltà. Le regole sono l'ossatura del nostro avanzato sistema occidentale. Più rigide le regole, più salda l'impalcatura. Più le regole sono diffusamente condivise, più il sistema è destinato a durare. Nel tempo. Le regole però bisogna adattarle. In corso d'opera. Sostituire il materiale rigido con uno altrettanto saldo ma flessibile, capace di resistere alle nuove sollecitazioni, ai bruschi sussulti dell'epoca attuale. Saremo in pochi ad eseguire le opere di ammodernamento. Gli altri non se ne accorgeranno nemmeno. Il materiale è qui, lo stiamo testando. Intercambiabilità dei ruoli. Chi oggi è padrone sarà servo domani. E il servo di oggi, padrone.
un unico comando. A mutare sarà soltanto lo stile. È il consenso al sistema. Il vincolo alle regole crescerà. 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 Le critiche saranno sollecitate, le riforme attuate, la satira finanziata, la maggioranza si comporterà sino a divenire custode essa stessa del sistema, sino a ritenere le regole insostituibili. I dissidenti si ridurranno a poche unità. Li sopporteremo, quei grilli parlanti, e quando diverranno fastidiosi, li spiaccicheremo sul muro. Prendete quei due. Quando c'era il padrone, li avrei cacciati dal locale. Non erano ammessi in quel sistema. Oggi noi li tolleriamo. Tra poco li serviremo con il dovuto ristagno. Faremo loro capire quanto sia conveniente aderire al nostro sistema. Ma se il loro prevarrà l'insania, se appena noteremo un moto di dissenso, anche piccolo, anche espresso in un attimo, non permetteremo che cresca. Non li cacceremo soltanto, li porteremo giù. In pasticceria. Il padrone, il vecchio sistema, morendo, ha dato l'avvio al nuovo corso. Il suo sacrificio, l'aver consentito a noi di mangiare il suo corpo, la sua carne, non sarà stato vano. La maggioranza dei nostri clienti apprezzerà. E confortate dal successo, tutte le pasticcerie della città si allineeranno al nostro nuovo corso. Nessuno saprà resistere all'impulso, diffuso impulso, coartato impulso d'essere cliente. Il trionfo della maggioranza, signore. Della democrazia, signore. L'ineluttabilità della democrazia, la dittatura della democrazia. Cosa ordina la signora? Senza limone. Aggiungo sale e bicarbonato. No, liscio. La democrazia non è fatta solo di enunciati. Si consolida con atti. Le azioni quotidiane che ognuno di noi compie ed in cui dà il meglio di sé. Dobbiamo esercitare le nostre piccole azioni quotidiane. E allora tu impara le parole della signora Tilla. E lei, signore, lei... Io adesso sono un cliente importante, appena entrato. Mi faccia vedere come esegue il servizio. È quasi ora. Devi andare via. Lascia che resti. Ne abbiamo già discusso. Il tuo compito è altrove. Mi ami. Ti amo tanto. Mi sposerai. È come se fossimo già sposati. Avremo figli. Uno lo porti già. Ti cresce in grembo. Mi proteggerai. Ti lascerai proteggere. Lasciandoti andare, io ti proteggo. Tra poche ore tu avrai occasione di proteggermi. Morirai per me. Anche per te, anche per il figlio. Non morirò una volta sola. Per te e per il figlio. Ora vai, mancano 2 minuti. Lascia che ti abbracci. Lascia
è diverso. Non è soltanto l'atto che conta. Io devo stare nell'atto. Ed io? Qual è il mio atto? Dove lo trovo io un atto in cui stare? Tutto ciò che verrà. Quello sarà il tuo atto. Ora scappa! Via! Non ti fermare! Fai qualche cosa! Che minchia di affare!